Non romperanno più i motori della pista da motocross di Valmanera. Da mercoledì scorso è tornato il silenzio tra i boschi a ridosso di Villa Paolina, proprio come voleva il WWF. A dare ragione all'associazione ambientalista è stato il TAR, che con l'ordinanza sospensiva del 29 giugno scorso ha bloccato di fatto una precedente autorizzazione dirigenziale con la quale a marzo era stata riaperta l'attività sportiva del crossodromo. L'associazione sportiva che gestisce la pista ha già avvertito tramite Facebook che l'impianto rimarrà chiuso sino al 2 settembre, quindi praticamente per tutta l'estate, proprio il periodo in cui si intensificano le gare legate a questo sport. Ora il Comune, che in seguito all'indicazione del TAR ha sospeso l'attività, intenderà ricorrere al Consiglio di Stato contro il provvedimento, approverà il progetto preliminare per la regolarizzazione dell'impianto dal punto di vista urbanistico. Sì, proprio ieri abbiamo predisposto un'interrogazione nei confronti dell'amministrazione comunale per sapere cosa intende fare, innanzitutto nei confronti della chiusura della più importante pista motoristica piemontese, una delle più importanti d'Italia, dove ricordiamo si è corso anche un mondiale. Vogliamo sapere qual è l'iter che intende avere l'amministrazione nei confronti di una variante già iniziata per sanare tutte le questioni relative alla pista del motocross dal punto di vista urbanistico, e vogliamo sapere anche se il Comune ricorrerà al Consiglio di Stato contro l'ordinanza sospensiva del TAR della chiusura del motocross. Noi crediamo che sia il Comune stesso a dover agire, nel caso lo volesse, al Consiglio di Stato e dover proporre ricorso. Era stata autorizzata provvisoriamente in attesa che andassero avanti le procedure di valutazione di impatto strategico e quant'altro. Il Comune provvisoriamente, sotto la precedente amministrazione, aveva autorizzato gli allenamenti e un certo numero di sessioni domenicali. Il TAR ha stabilito che c'è pericolo e quindi che questo provvedimento del Comune andava sospeso, quindi ha sospeso l'efficacia di questa autorizzazione e ha fissato l'udienza per la decisione definitiva tra alcuni mesi. Intendete voi fare un ricorso al Consiglio di Stato oppure no? Credo lo farà il titolare o il gestore della pista, ma questa è una realtà consolidata, nel senso che l'impianto è tra l'altro considerato uno dei migliori a livello europeo. Il problema è che è nato abusivamente.